Lower the hips, arching on the spine slightly. I'm breathing out, pushing the rim forward. We can squeeze the rim. We can engage your core, rolling down. That's it. Inhale, back to center, 90 degree angle. Breathe out so you can use your core. Inhale, toes up. Lengthen your left leg, squeezing the rim with control. And inhale. Using your core, engaging your buttocks. Mi sono vestita tutta così, un po' elegantina, e ci ho messo sotto le Birkenstock nere. E secondo me, a parte che sono comode, ok? E poi secondo me, danno quel tocco meno elegantone, meno pesantone, un po' più fresco, ok? Anche perché non ho voglia di mettere il tacco, eccetera, quindi mi sono portata. Poi magari dopo ve le faccio vedere le ciabatte, fine della storia. Tra l'altro io ho sempre stata contro, anti, quelle ciabatte, ok? E niente, quando all'ottavo mese di gravidanza non mi entrava nessuna scarpa, quelle sono state la mia salvezza. Cioè in estate, incinta, praticamente usavo solo quelle. E da lì poi ti affezioni, cambi idea e poi alla fine la verità è che poi non le molli più. Non ho portato quelle nuove che ho preso perché mi fanno troppo male. Ho provato a indossarle 2 o 3 volte, ma niente da fare. Cioè, proprio un male assurdo, mi fanno venire le vesciche, quindi probabilmente basta, le regalerò e fine e fine. Sapete che quando arrivo in un posto nuovo adoro togliere tutto e ordinare nell'armadio alla perfezione. Tra l'altro qui ci sono io e dall'altro lato ci sono le cosine di Enea, tutte ben organizzate e sistemate. Per queste 2 settimane ho portato, devo dire, un discreto numero di scarpe. Ho, le scarpe da ginnastica e uno stivale con cui ho pensato 2 o 3 look, outfit, e per il resto praticamente quasi tutte ciabatte basse. Queste di Money B che sono comodissime, appunto le 2 Birkenstock, queste di Casadei che ho usato e sarò usato e continuo ad usare, credo siano davvero le mie ciabatte preferite di quest'estate, stanno bene su tutto, più delle di queste, le Dior, queste ciabattine qui che vi avevo già mostrato. E giusto così, se dovesse servire, ce l'ho un tacco, ma non ho intenzione di usarti. Borse, ne ho portate 3, oltre alla borsa di paglia che uso per andare in spiaggia, questa di Dior quando ho outfit prevalentemente scuri, e questa che è la mia vintage di quando avevo 20 anni, una delle mie prime borse che ho comprato, e la Lilla, che era una delle mie preferite. Un paio di settimane fa avevo salvato questo messaggio di questa ragazza che trovo interessante, non riesco a farvi un tutorial ora, in questo preciso momento, ma magari posso spiegarvi come, con che criterio faccio una valigia per partire per le vacanze o quando viaggio e sto via per una settimana o 2 settimane, come in questo caso. Ho portato tante cose sì, ma tutte pensate, niente in più, e ovviamente tutta la valigia è fatta con un criterio e non a caso. Partiamo col dire che non sono mai stata una che prende la valigia all'ultimo e caccia dentro le cose a caso. Non ce la posso fare, perché poi arrivo in un posto e dico che cazzo mi metto? Non ho portato niente, non si abbina nulla, disastro. E invece no, io qualche settimana prima di partire inizio a pensare a cosa potrei mettere, inizio a fare una bella lista nelle note, inizio a comprare delle cosine da abbinare, inizio a spulciare nell'armadio, faccio una selezione, insomma, e se mi serve e può essere d'aiuto, scrivo più o meno i vari look da giorno, i vari look da sera che potrei indossare, e li preparo, quindi sono già lì. Per non portare troppe cose, cerco di selezionare dei look
che possono andare bene sia di giorno che di sera. Quindi cosa faccio? La sera a volte metto un abito corto, un abito lungo e lo indosso, se ovviamente non è sporco, eccetera, anche il giorno dopo per andare a fare un giro in centro, per andare in spiaggia e quindi lo utilizzo 2 volte. Vabbè, mi concentro sui bikini perché li adoro, ho un'ossessione per i bikini, ne porto uno al giorno, vabbè, occupano relativamente poco spazio, quindi non importa. E poi cerco di abbinare dei look anche sui bikini, se ne ho uno intero ci metto solo sopra un copricostume, quindi occupano veramente poco spazio. Non mi riempio di troppi accessori, ma cerco di selezionare quei gioielli che so che metterò e che si abbinano con praticamente quasi tutti i look. Stessa storia vale per le scarpe e per le borse. Cerco già di abbinarle a casa. Se io so che una scarpa non va bene per nessun outfit o solo per uno, non conviene portarla, cioè proprio allora cambio totalmente. Ma cerco di portare delle scarpe che so che si abbinano a più outfit, ok? In modo da non portarsi dietro tutto l'armadio. Calcolate comunque che in estate sono tutte cose molto leggere, che si piegano facilmente, non occupano spazio, quindi diventa più facile fare una valigia e farci star dentro tutto in una valigia. Se ci sono riuscita a sto giro no, ho preso una valigia e mezza, ok? E in inverno invece diventa un attimino un po' più un'impresa con i maglioni, le giacche, eccetera, ma quella è tutta un'altra storia, magari il prossimo inverno ci ritorneremo. Bibi, Anna, Bibi, Anna, Bibi. Wow. Guarda dove vai. Vai. Che bella pista che ti abbiamo creato. Così, tutto il giorno. Avanti, Andrè, avanti, Andrè.